presso l'unità operativa di otorinolaringoiatria della Casa di Cura Cotti di Messina, da me diretta, viene svolta tutta la chirurgia nasale, che al giorno d'oggi è principalmente di tipo funzionale e riguarda le deformità del setto nasale, le ipertrofie dei turbinati, la poliposi nasale e le sinusiti croniche. Rispetto agli anni passati, l'utilizzo di metodiche anestesiologiche di ultima generazione, come l'ipotensione controllata, l'utilizzo di apparecchiature di ultima generazione, come il laser a diodi o le radiofrequenze, consente una notevole umanizzazione di questo tipo di chirurgia, con una riduzione del discomfort per il paziente. Ad esempio, si riesce ad operare con sanguinamenti praticamente minimi, si riesce a ridurre i periodi di ospedalizzazione e in molti casi si riesce a non utilizzare tamponamento nasale, come nel caso delle turbinoplastiche o delle disostruzioni per poliposi nasale, o, dovendolo utilizzare, si riesce a utilizzare dei tamponi di tipo riassorbibili che poi vengono soffiati via dal paziente nei giorni del postoperatorio, non necessitando dell'atto dello stamponamento, che in genere risulta piuttosto sgradevole per il paziente. Qualora necessario, ci occupiamo anche di una chirurgia più importante, volta a quelle che sono le patologie oncologiche che possono interessare questo distretto. Vari tipi di neoplasie possono interessare le cavità nasali e paranasali. È chiaro che in quel caso la chirurgia perde il suo aspetto funzionale volto al miglioramento della respirazione, ma ha un importante significato di guarigione della malattia e di preservazione della salute e della vita del paziente. Abbiamo una casistica molto ampia di diverse centinaia di questi interventi all'anno, la maggior parte di tipo funzionale ma anche ad indirizzo oncologico, e ci aggiorniamo continuamente con tutte le nuove tecnologie e le nuove apparecchiature. È presente nell'ambito dell'unità operativa anche una sottunità di chirurgia maxillofacciale, per cui coordinata dal dottor Micali, per cui ci occupiamo anche di tutta la patologia sinusitica di tipo odontogeno e delle patologie del mascellare. Il nostro campo di interesse non è solo la chirurgia nasale, naturalmente, tutta la chirurgia sia funzionale che oncologica della laringe, del collo e di nostra pertinenza, e viene rutinariamente svolta, oltre alla chirurgia dell'orecchio per la terapia delle otiti croniche ma anche delle neoformazioni dell'orecchio. Il principale scopo della nostra unità operativa, che poi è il principale leitmotiv di tutta la struttura, è l'umanizzazione delle cure e la riduzione dei fastidi e del discomfort per il paziente. Quindi le nuove tecnologie anestesiologiche e chirurgiche ci vengono incontro a realizzare questo, che è il nostro principale scopo.